Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati a questo nuovo nostro inedito appuntamento con Sport 91 Live. Dico inedito perché questa sera in studio con me non c'è nessuno, c'è il nostro tecnico in regia, ma c'è soprattutto Live at No Wembley, ma Di Maro Folgari d'Alessia Bartiromo che ci racconterà un po' le sensazioni di questo ritiro. Ciao Ale, buonasera, come stai soprattutto? Ciao Francesco, molto molto bene dalla Val di Sole, è tornato il sole dopo qualche giorno di pioggia, però l'atmosfera come sempre è veramente fantastica. Ti ringrazio per la bellissima presentazione, tra l'altro. È un piacere, insomma, soprattutto il bello da parte tua di poter ritornare dopo tanti mesi a riassaporare un po' il calcio dal vivo, insomma, è un'altra cosa. Sì, il calcio dal vivo è tutta un'altra cosa, anche con i tifosi, nonostante ovviamente non siano tantissimi perché si rispettano in maniera perfetta le norme anti-Covid, ci sono tantissimi controlli, si accede all'impianto, anche alla piazzola antistante, l'impianto di carciato soltanto con il Green Pass da esibire ogni volta che si scende, oppure il tampone effettuato al massimo 48 ore prima ovviamente dell'accesso all'impianto di gioco, quindi veramente tantissime regole da seguire anche per i calciatori che sono in bolla. Soltanto ieri una piccola eccezione per firmare qualche autografo, e questi eventi dovevano essere ripetuti anche nella serata di ieri e nella giornata di oggi, però sono stati rimandati forse per permettere proprio una migliore organizzazione, visto che poi l'affetto dei tifosi è tantissimo, soprattutto delle famiglie e dei ragazzi. Quindi c'è stato un vero e proprio assalto ai propri beniamini. Diciamo che proprio partendo dall'ultimo argomento che hai trattato, questi tre calciatori azzurri, Demme, Osimhen e Mario Rui, che si sono fermati nello store lì di Di Maro, è ripresente, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali, insomma, quali sono le sensazioni, le vibrazioni, ecco, usando un po' questo termine particolare lì da Di Maro. Sì, Osimhen in particolare, grande protagonista di questo inizio ritiro, è veramente in grandissima forma anche oggi dopo l'allenamento. Si è fermato un po' in più rispetto ai compagni per una seduta personalizzata di tecnica proprio con i collaboratori di Mister Spalletti. Ed è in grandissima forma, l'abbiamo visto anche nell'amichevole contro la Bastanaunia di qualche giorno fa, di domenica. In grande spolvero, ha firmato persino un poker, ma ha segnato in tutti i modi possibili, in tapini, in acrobazia. Di testa, è il calciatore più attenzionato, anche i tifosi ovviamente gli vogliono particolarmente bene, sono molto affezionati a lui, tant'è vero che è quasi sempre l'ultimo ad uscire, ma lo aspettano dagli spalti proprio per un applauso in più o per lanciargli una maglia e cercare di fargliela autografare. Proprio oggi, infatti, un bellissimo siparietto poi con un ragazzino che con un cartonato, insomma un cartellone con la scritta "Ti prego, Osimhen, regalami la maglia", è stato preso in parola ed ha avuto regalata la maglia proprio del suo beniamino. Quindi sensazioni più che positive per quanto riguarda l'attaccante azzurro, ma ci sono tantissime sorprese qui dal ritiro di Di Maro. Tanti giovani che abbiamo avuto modo di osservare proprio nell'amichevole degli azzurri contro la Bastanaunia, che hanno avuto poi spazio nella seconda parte della gara, nel secondo tempo, al risultato poi già facilmente acquisito. Ma sicuramente il personaggio che attira di più la curiosità anche degli addetti ai lavori è Mister Spalletti, che poi ha subito instaurato un bellissimo rapporto, una bellissima sinergia anche con i tifosi e che sta lavorando veramente maniacalmente, possiamo dire, su ogni dettaglio della truppa azzurra. Sicuramente è importante, poi hai avuto anche modo di seguirlo, ha fatto la conferenza di presentazione a Castelvolturno ed è durata un'ora abbondante. Quella lì che tu hai seguito a Di Maro Folgarida, anche lì un'ora abbondante, insomma un allenatore possiamo dire attento ma anche disponibile poi a parlare con la stampa e a rispondere a quelle che sono le tante domande che gli arrivano. Sì, vi svelo una piccola curiosità proprio della conferenza stampa qui a Di Maro Folgarida. Il mister è una persona che non è mai banale, si lascia andare sempre a qualche citazione filosofica, a qualche pensiero, nuove metafore, fa sempre tanti collegamenti anche di vita vissuta. E
E parla, diciamo, molto lentamente, proprio per far comprendere bene ciò che dice, e molto spesso si affida a pause lunghe. Ed è successo più di una volta che l'addetto stampa del Napoli era convinto che in realtà avesse finito la risposta, invece era lì a riflettere, quindi dava la parola agli altri colleghi, quando poi Spalletti invece continuava con il suo pensiero, e infatti ha strappato più di una volta qualche sorriso. Però davvero un piacere ascoltarlo nonostante conferenze stampa abbastanza lunghe, anche perché a differenza di tanti allenatori e anche di tante conferenze alle quali poi abbiamo assistito anche in passato, non si tira indietro, è sempre molto schietto, parla anche dei singoli. Ha parlato infatti di Tutino, di Koulibaly, dello stesso Diego Demme, svelando anche qualche retroscena del campo e non solo, anche dei colloqui che lui ha avuto proprio con questi calciatori. E si lascia andare appunto a tante indiscrezioni, cercando di spiegare anche il Napoli che verrà, essendo anche molto disponibile anche a qualche provocazione, diciamo così. Questo sicuramente è importante, questo è il suo pensiero, diciamo, di vita, e ha avuto la possibilità, arrivata insomma nel ritiro in Val di Sole, di iniziare un po' a capire quello che è il dettame tattico dell'allenatore, quindi sicuramente forse una continuità con quello che si è visto con Gattuso, sicuramente con il modulo, il suo celebre 4-2-3-1. Esatto, ha confermato il 4-2-3-1. Al momento mancano tantissimi giocatori tra nazionali e infortunati. Lunedì ieri è tornato Piotr Zielinski, accolto veramente con grande affetto dai tifosi. Nella posizione di vice Zielinski al momento c'è Elmas, un altro giocatore che sta fortemente impressionando in questo ritiro di Di Maro, perché vicino alla porta sa essere famelico e ha trovato molto spesso, anche in amichevole, la strada del gol, anche in partita con i compagni. È molto molto offensivo e sta facendo la differenza, anche perché con Osimhen, uno dei calciatori già in forma che potrebbe iniziare anche subito praticamente il campionato. Come altre novità, altri esperimenti possiamo dire tattici, c'è un Petagna dietro le punte, scusatemi, che fa parte del tridente appunto alle spalle dell'unica appunto Osimhen. Solitamente infatti Spalletti sta provando Politano, Elmas e lo stesso Petagna, che invece nel ruolo di vice Osimhen non ha convinto particolarmente nel secondo tempo con la bassa nonia. Invece in questo nuovo ruolo, come ha dichiarato lo stesso Petagna poi anche ieri in un'intervista, sembra far parte integrante della squadra e sembra possa ritrovare una maggiore sinergia non solo con il gol, ma anche con tanti movimenti che possano aiutare la squadra. E poi anche quella è una delle caratteristiche dello stesso Petagna. Ale, chi mi ha impressionato, potendolo vedere soltanto dalle diapositive, è stato Lobotka, non solo per il gran gol che ha fatto nell'amichevole di domenica, ma sembra davvero, come si dice in gergo, tirato a lucido. È verissimo, ti svelo anche questa cosa. L'unico gol che non ho visto domenica è stato proprio quello di Lobotka, perché ero andata a prendere una bottiglina d'acqua e faceva molto molto caldo. Infatti ho detto mi sono persa qualcosa che chissà se mai si potrà riproporre nella storia, il gol di Lobotka, ma credo assolutamente di sì. La cura Spalletti gli sta facendo molto bene, c'erano già i presupposti per fare bene, anche perché Spalletti ne ha parlato in conferenza, un calciatore che gli è sempre piaciuto, che ha seguito e ha cercato sin dai tempi dell'Inter in varie sessioni di calciomercato, e soprattutto potrebbe essere l'arma in più di questo centrocampo. Centrocampo che ricordiamo ancora orfano, tra virgolette, di Fabian Ruiz e di tantissimi altri calciatori. Però al momento è un po' un vice Bakayoko, quindi sta ricoprendo un po' la posizione di Bakayoko, ovviamente con caratteristiche diverse e più tecnica. Nonostante ciò, hai ragione, sta veramente impressionando, anche perché con lo stesso Elmas erano un po' quei calciatori in ombra anche nella gestione Gattuso. Spesso i tifosi, anche gli addetti ai lavori, dicevano non sono né carne né pesce, spesso utilizzati anche fuori ruolo. E invece spesso Spalletti gli ha anche parlato, gli ha spiegato bene cosa vorrebbe da lui, e credo veramente che con la fiducia giusta e anche un po' di minutaggio in più possa fare la differenza nel centrocampo del Napoli, almeno dare una grandissima mano. Fatto sta che manca ancora qualcosa al centrocampo, un giocatore magari un po' più fisico, come era appunto Bakayoko, ma magari con la tecnica ora ci vuole anche di Lobotka.
Questo sicuramente è importante, Ale, si vede insomma il grande entusiasmo, la grande voglia di ricominciare subito, non si dovrà attendere molto perché già il 22 agosto si torna in campo. A questo punto ti chiedo un po' quelle che sono le tue personali sensazioni da Di Maro dopo essere tornata a riassaporare il calcio dal vivo. Hai detto grande emozione. Per i tifosi, ma qual è poi l'emozione di tanti nostri colleghi che anche loro, dopo tanto tempo, ritornano in questo ritiro? Insomma, sicuramente grande cordialità e rispetto dei ruoli, ma c'era questa voglia, insomma, di ritornare tutti insieme, perché poi alla fine si è colleghi, ma insomma, tra tante persone si è proprio amici. Sì, anche perché davvero è come tornare a casa qui a Di Maro. Io personalmente sono al quarto ritiro qui in Trentino a seguito del Napoli e mi sento già una privilegiata. E veramente si crea un bellissimo clima, ma non solo con gli operatori del settore, perché ormai ci conosciamo benissimo anche a Napoli, siamo sempre gli stessi, ma anche con coloro che hanno organizzato il ritiro, la famiglia De Carli. Veramente c'è una bellissima emozione, c'è un bellissimo clima qui e anche molto molto ben organizzato, perché non è facile ovviamente anche in questi anni. In epoca Covid, organizzare tutto nei minimi dettagli e far sì che i tifosi siano sempre al primo posto e anche noi operatori del settore ovviamente riusciamo a lavorare nel migliore dei modi. Sicuramente Ale, alla fine per quello che si è visto nella partita contro la Bassanaunia, oltre 500 persone sul campo di Carciato, quindi operatori del settore e tifosi insieme per vedere quel magico gioco che tanto ci piace. Sì, sicuramente è stato un test importante perché il primo, dopo tanto tempo, ha riavvicinato i tifosi alla squadra ed è una cosa fondamentale, soprattutto per il proseguo della stagione azzurra, perché c'era bisogno della carica dei tifosi, tantissimi presenti, anche ragazzini e soprattutto davanti a me in tribuna stampa c'era un ragazzino in particolar modo che ha esortato e incitato ogni azzurro ad ogni tocco di palla. Proprio a dimostrazione di come ci sia proprio la voglia di tornare a tifare, a cantare, a fare un coro per i propri beniamini. È stato un test assolutamente semplice, ovviamente, lo era anche sulla carta per il Napoli, ma comunque importante per provare i primi meccanismi, i primi automatismi proprio da parte di Mister Spalletti e si è visto il grande lavoro in campo. Spalletti maniacale sulla linea difensiva. Si sta tantissimo esprimendo anche per regalare al Napoli un gioco verticale, veloce, di prima e l'abbiamo visto a larghi tratti anche durante l'amichevole e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Mentre la seconda parte della gara, come dicevo prima, è stata dedicata per vedere i più giovani, quindi ha cambiato totalmente l'undici titolare per dare spazio appunto a giocatori che probabilmente sono qui momentaneamente. Infatti lo stesso Tutino è vicino al Parma, Folorunscio sicuramente sarà ceduto, un punto interrogativo anche per quanto riguarda Gaetano, ad esempio, lo stesso Costa. Però ci sono dei giocatori da attenzionare, molto promettenti, come il terzino Zanoli, classe 2000, che ha impressionato proprio contro la Bassanaunia e che secondo me avrà anche un bellissimo futuro. Quindi grande attenzione, si vede subito la mano di Spalletti. Sono meno di una settimana che è iniziato il ritiro, però insomma quello che ci fai capire è che si vede la mano di un allenatore che comunque ha grandissimo carisma e grandissima esperienza. E l'auspicio per i tifosi del Napoli è che possa essere una stagione sicuramente importante, una stagione di rivincita e di rilancio dopo l'ultima che non si è conclusa nel migliore dei modi. Ale, noi ci dobbiamo un attimo fermare, un piccolo break pubblicitario, torneremo subito a collegarci con Alessia Bartiromo, live dal ritiro di Di Maro Folgari, da tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it.
azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili. La famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. Ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così la PIL del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile Asi, SNC 81030, Teverola, Aversa Nord, Caserta, info@gruppocancello.it. Eccoci rientrati qui dagli studi di Teleprima. In realtà sono rientrato solo io, perché questa sera abbiamo il piacere di essere in compagnia di Alessia Barchiromo, che però è live dal Trentino, dal ritiro del Napoli di Di Maro Folgari, da dopo aver analizzato un po' l'inizio di questi giorni di allenamento, la grande attenzione, la mano che quella di Luciano Spalletti, che sta già iniziando a plasmare il suo Napoli. Nella giornata di lunedì è arrivato Piotr Zielinski. Ale, però ci confermerai che altri big sono attesi, ma per un altro ritiro, quello di Castelvisangro. Esattamente, c'è grande attesa anche per il ritiro di Casteldisangro. Si muoveranno sicuramente ancora più tifose, perché qui in Trentino vediamo soprattutto coloro che riescono a ritagliarsi un po' di spazio dalle vacanze estive, oppure coloro che abitano nelle vicinanze, quindi i tifosi del centro nord, tantissimi tifosi dei club. Abbiamo visto Trento, Bologna, Torino, Milano a correre soprattutto nel weekend quanto possibile, tantissimi tifosi, in parte anche da Napoli ovviamente, come dicevamo prima, però i riflettori sono puntati sicuramente su Casteldisangro e sui big. C'è l'incognita che riguarda Dries Mertens, si diceva che doveva raggiungere per qualche giorno Di Maro soltanto per salutare i compagni e il mister. Per il momento è ancora in vacanza in Africa, quindi è difficile ovviamente possa ritagliarsi un po' di spazio. Altra incognita importante riguarda Lorenzo Insigne, 18 giorni per lui di vacanza post nazionale dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia, però sarà sicuramente a disposizione del mister Spalletti a Casteldisangro, insieme ovviamente a Di Lorenzo e a Meret, così come gli altri nazionali che pian piano arriveranno spalmati. E poi c'è sempre purtroppo il nodo che riguarda il futuro di Lorenzo Insigne, non solo il suo arrivo a Casteldisangro. Il problema, sì, qui riguarda non tanto il futuro, diciamo, immediato, perché è certo il suo arrivo a Casteldisangro e quindi automaticamente non dovrebbe essere neanche presente nella trasferta di Monaco di Baviera, e qui i dubbi sorgono spontanei, perché non c'è stato al momento un incontro tra le parti. Qual è la sensazione lì da Di Maro tra tifosi, addetti ai lavori? Insigne resterà o potrebbe andare via adesso, andare via a zero? C'è un po' di preoccupazione, devo dire la verità, Francesco. Preoccupa questo silenzio che ormai possiamo dire assordante da tempo. Impensabile risolvere la situazione adesso che Lorenzo Insigne è in vacanza, meritate vacanze, certo, ovviamente, da godersi fino all'ultimo giorno. Quindi bisognerà attendere ancora un po' per far sì che ci sia questo primo confronto a quattro occhi tra Lorenzo Insigne e il presidente del Napoli, De Laurentiis, del quale poi ha parlato, anzi lo ha persino suggerito lo stesso Luciano Spalletti in conferenza stampa la scorsa settimana. Ha detto è necessario, visto che Insigne è un giocatore molto importante, fondamentale per questa squadra, non solo come capitano e come leadership, ma anche in campo, che parli a quattro occhi, senza troppe voci, senza troppe illazioni, con il presidente De Laurentiis, e riesca a capire del suo futuro cosa fare, e anche il Napoli ovviamente come comportarsi con il suo rinnovo. La sensazione è un'operazione simil Messi, per così dire, oppure una cessione che dovrebbe avvenire già in quest'estate. Fatto sta che comunque il tempo stringe, perché tra meno di un mese inizierà anche il campionato, quindi è tutto molto rapido quest'anno, anche lo stesso mercato, e soprattutto nel caso di addio Lorenzo Insigne non è un giocatore che poi si rimpiazza facilmente, anche perché ricordiamo che il mercato del Napoli è ridimensionato, quindi nonostante si faccia cassa, però ovviamente bisogna trovare, cercare magari già da subito
subito un calciatore con la stessa leadership e che sappia dare la stessa qualità anche in campo. Sarebbe sicuramente un colpo duro da digerire, perché insomma parliamo essenzialmente della bandiera del Napoli. Chi è indubbiamente un altro calciatore di riferimento, non a caso capitano contro la Bassanano, è stato Koulibaly. Anche su di lui insomma c'è ancora il punto interrogativo di una cessione, ma il presidente De Laurentiis sembra inamovibile, insomma dalla sua richiesta se ne parla almeno per 50 milioni, altrimenti il franco senegalese non si muove da Napoli. Sì, da quello che abbiamo raccolto, qualche indiscrezione tra gli operatori di mercato, gli addetti ai lavori, ovviamente persone molto vicine all'entourage di Koulibaly, c'è stata questa prima offerta del Manchester United ritenuta troppo bassa, tra i 20 e i 30 milioni di euro, da parte del club inglese, che il Napoli però ha rigettato praticamente al mittente. E poi ci sarebbe anche un'altra offerta più gradita anche come destinazione invece dal Paris Saint-Germain, che sarebbe sicuramente un grandissimo colpo e anche un'offerta irrinunciabile per lo stesso giocatore, che ovviamente gradirebbe fortemente la destinazione parigina. E qui parliamo di cifre più alte che potrebbero far comodo ovviamente sia al Napoli che ai francesi. Nonostante ciò non si arriva ancora ai 50 milioni di euro, si arriva più o meno ai 40, quindi c'è da trattare. Quindi non solo Koulibaly ovviamente sarebbe un calciatore difficile da rimpiazzare sia tatticamente che tecnicamente, anche perché Spalletti sta puntando molto anche sulla costruzione dal basso, chiamando in causa anche Contini, che è l'unico portiere rimasto, diciamo, titolari del Napoli oltre giovanissimi, ma punta anche sul contributo e il lancio, la costruzione proprio di Kalidou Koulibaly. Quindi ci vorrebbe un calciatore poi di pari leadership, di pari qualità, che si sappia far sentire anche nello spogliatoio e anche in campo per guidare la difesa, perché come ha detto lo stesso Spalletti in conferenza stampa, Koulibaly è un altro dei leader di questo Napoli, si fa sentire tanto anche quando è silenzioso, appena entra nello spogliatoio tutti lo seguono, tutti lo ascoltano e ovviamente ha un carisma veramente da pochi. Quindi sì, indubbiamente Koulibaly ha scalato le gerarchie sin dal suo arrivo con Benitez. Ci sono ancora dubbi quindi sulla sua permanenza a Napoli, dubbi che secondo me ci sono ancora per quella famosa partita Napoli-Verona che ha sancito poi l'eliminazione del Napoli dalla qualificazione in Champions League. Il ritiro di Di Maro è la prima occasione di incontro tra i media e i tifosi. Insomma, volevo chiederti un po' quali sono le sensazioni, se ci sono alcuni tifosi che, come alcune frange dei supporter partenopei, hanno già dato modo di dimostrare con quello striscione Napoli-Verona, punto interrogativo, insomma quasi a chiedere risposte, se anche in Trentino ci sono alcuni tifosi che queste risposte non le hanno avute. Assolutamente sì, anche qui si parla tantissimo di Napoli-Verona, anche se appunto si è al cospetto del calcio giocato, del ritorno del Napoli in campo, quindi c'è anche tanta voglia di voltare pagine e cercare di capire come e cosa sarà il Napoli del futuro. Andrea Petagna in un'intervista ieri ha provato per la prima volta a spiegare cosa sia realmente successo in quella Napoli-Verona, ossia assolutamente niente, che era poi quello che ci aspettavamo un po' tutti. Il Napoli è entrato impaurito in campo, carico di troppa tensione, di troppa negatività, e non è riuscito a fare la partita che avrebbe agevolmente fatto. Certo. Non ci sono altre spiegazioni, non ci sono altre risposte. Sicuramente la squadra ne avrà parlato anche con il presidente De Laurentiis, che nella conferenza stampa di Roma a sua volta ha girato ai giocatori la domanda, e quindi avrebbe avuto la voglia di incontrarsi proprio con i suoi ragazzi nel ritiro di Di Maro a cena per parlare di quella gara, sicuramente l'avrà fatto. Fatto sta, mi è piaciuta molto comunque la presa di posizione di Petagna, che ha chiesto scusa a nome di tutti ovviamente tifosi, rimboccandosi però le maniche e assicurando a tutti che daranno come sempre il massimo impegno e che questa stagione, lavorando bene attentamente alacremente come stanno facendo, si potranno raggiungere soddisfazioni importanti. Non sappiamo ancora quali, perché ovviamente il Napoli
Al momento è ancora un cantiere, non ci sono stati acquisti in entrata, non ci sono state ancora cessioni importanti, tranne quella di Sai alla Lazio e il ritorno comunque dal prestito di Bakayoko, quindi vari allontanamenti. Ma nonostante ciò non c'è stato, diciamo, reale movimento nella rosa azzurra, quindi non possiamo ancora sbilanciarci nel dire dove arriverà questo Napoli. Per il momento però la qualità è sicuramente indiscutibile, quindi il piazzamento europeo ci dovrebbe essere, ancora non sappiamo quale, quello dell'Europa League o quello della Champions. Sì, indubbiamente ci sono delle cose da sistemare. Hai parlato anche di Isai che ha iniziato suo malgrado malissimo la sua nuova avventura con la Lazio Molto male. per un video che poi è stato tolto dal web. Però restando un attimo in tema Napoli, visto che siamo in chiusura, hai detto giustamente di un cantiere aperto, intanto per non scomodare i top club europei come il Paris Saint-Germain, il Liverpool, il Bayern Monaco, il Milan in Italia ha fatto grandissimo mercato, ha speso tanto, ha perso tanto perché ha perso Calhanoglu e Donnarumma, però ha preso Maignan, Giroud, ha ripreso Brahim Diaz, Ballo Touré. Il Napoli al momento è fermo, ci saranno sicuramente degli arrivi. Il dubbio principale al momento mi viene da pensare è sempre quello del famoso terzino sinistro. Sì, il dubbio è sempre quello e la strada come sempre in salita, perché un nome riecheggia ovviamente su quotidiani sportivi, televisioni, quotidiani online, così è quello di Emerson Palmieri, però purtroppo è lo stesso nome che si sta allontanando dall'ombra del Vesuvio, sia per cartellino che per ingaggio, l'avevamo detto anche a Sport 91 Live, a Prima Serie A. Sarebbe stata un'operazione molto complessa, le parti si dovevano andare incontro. Emerson si sarebbe dovuto dare anche un pizzico sulla pancia per una riduzione significativa dell'ingaggio. Fatto sta che sembra che ovviamente non andrà in porto, tranne ovviamente colpi di scena clamorosi. Si pensa di voler puntare su un profilo comunque leggermente più basso, comunque di prospettiva come quello di Parigi, Certo. ovviamente con esperienza internazionale e nazionale a seguito, ma che potrebbe essere comunque un giocatore che fa il caso del Napoli, rapido, tecnico, che punta l'uomo, che comunque sa dare delle certezze, anche perché la questione terzini, anche quelli che ha a disposizione il Napoli, lo stesso Marquit, sta lavorando tanto nel ritiro di Di Maro con Spalletti, ma tecnicamente ha ancora qualcosa da fare per arrivare ai livelli che il Napoli si aspetta. Fisicamente già è pronto, già un giocatore importante, anche ieri si è divertito con degli scatti insieme ai compagni, in particolar modo Mašaš, con il quale ha dato vita a una vera e propria gara. E ti dico solo che è terminata nei tabelloni pubblicitari, quindi nel peggiore dei modi, che non si è fermato Malquit, ma nonostante ciò ci si aspetta ancora qualcosa in più, quindi il Napoli dovrà ben attenzionare anche quella porzione del campo. Mi piacerebbe chiudere approfittando del tema naturalmente mercato e dai racconti di Di Maro. Il Napoli ha fatto un mercato lo scorso anno importante, il nome sicuramente più blasonato e costoso è stato quello di Osimhen. E dunque, a proposito di sensazioni, qual è l'idea che si sono fatti i supporter azzurri lì in Val di Sole? Ci sarà un mercato importante oppure diciamo il nucleo sarà quello che poi è stato quello di Gattuso lo scorso anno? Sì, credo proprio che anche i tifosi sappiano bene che l'ossatura della squadra è quella, quindi la priorità è ovviamente preservare e cercare di tenere più a lungo possibile tutti i top player. Lo stesso Koulibaly, lo stesso Insigne, cercare di recuperare quanto prima Mertens e Lozano, comunque un'ossatura importante che va limata ovviamente, come abbiamo detto, tra centrocampo e difesa in alcuni reparti. La situazione però è pronta a cambiare perché ci sono le incognite di Fabian Ruiz che già alcuni mesi fa ha richiesto la cessione, ma anche in questo caso c'è tanto ancora da trattare, tanto ancora da capire. C'è la Certo. situazione che riguarda, come abbiamo detto, Koulibaly, la situazione che riguarda Insigne. Una volta che il Napoli dovesse privarsi anche soltanto di due dei suoi top player, quindi Koulibaly e Fabian e Insigne, persino Koulibaly e Insigne, il Napoli fa cassa, si vende e si compra, come ha dichiarato lo stesso De Laurentiis, e quindi il Napoli dovrà cambiare anche le sue strategie di mercato.
Ti dico solo questa piccola curiosità proprio per quanto riguarda il mercato. Ieri pomeriggio, dopo la seduta di allenamento, che era open, quindi abbiamo potuto vederla e riprendere anche con delle immagini, c'è stato un colloquio tra il DS Giuntoli e Spalletti, mentre Spalletti stava sul tapirulando. Sicuramente avranno parlato di mercato, sicuramente avranno parlato di acquisti e di cessioni, ma veramente in un clima disteso, un clima informale, vi posso assicurare che anche in campo si vedono tanti, tanti sorrisi, quindi potete stare tranquillissimi. E questo è sicuramente un messaggio importante, la chiosa più importante, Ale, nell'augurarti un buon prosieguo di ritiro. Io ti ringrazio per la tua panoramica e ti aspettiamo presto qui nei nostri studi al ritorno, insomma, dal ritiro in Trentino. Grazie a te, ci vediamo tra qualche giorno. Il ritiro durerà fino a domenica, quindi manca comunque relativamente poco. Grazie mille per l'invito e un abbraccio anche ai nostri telespettatori. Ringraziando allora nuovamente Alessia Bartiromo per questa interessante panoramica dal vivo, proprio dal cuore del ritiro del Napoli a Di Maro Folgarida. Io ringrazio, come ha detto anche Alessia, tutti voi per averci seguito da casa e vi auguro un buon proseguo con la nostra programmazione. Arrivederci.